Vedete, un tempo si parlava di immigrati. La lingua non è mai neutra. Siamo parlati dal linguaggio. Nel modo in cui articoliamo il discorso prende coscienza in noi lo spirito del tempo. L'immigrato storicamente era colui che partiva dalla terra d'origine, si dava per mare o comunque abbandonava la sua terra, per poi riradicarsi nella terra in cui approdava. L'immigrato, come suggerisce la parola stessa, era colui la cui migrazione giungeva a compimento e dava luogo a un riradicamento, a una riterritorializzazione. L'immigrato diventava parte, tramite processi di reinsediamento, di ricollocazione, si ricollocava nel territorio. L'immigrazione diventava qualcosa di compiuto. Oggi è significativo che la lingua dominante, di cui tutti ci avvaliamo spesso senza accorgercene, abbia sostituito la parola immigrato con il lemma migrante. Immigrato è un participio passato che allude a un'azione svoltasi e compiutasi. L'immigrato è colui che ha compiuto l'immigrazione e si è reinsediato nel territorio. Il migrante, come suggerisce invece il participio presente, è colui il quale si trova in una condizione di mobilitazione permanente, è in costante mobilità. Il migrante non è immigrato, è in fase di migrazione. La sua re-territorializzazione, il suo reinsediamento in forme stabili è permanentemente rimandato, è rinviato sine die. Il migrante è colui il quale in permanente mobilità non può mai collocarsi in forma stabile. Ecco perché il capitalismo dopo il 1989, gestito univocamente dalla global class neofeudale, mira a renderci tutti migranti. Il capitalismo utilizza oggi i processi di immigrazione di massa, ossia di deportazione di massa, in una triplice funzione. In primo luogo, come già ci insegnò Federico Engels nella condizione della classe lavoratrice inglese, 1845, il capitale utilizza l'immigrazione di massa come attuazione della concorrenza al ribasso fra i lavoratori. Engels impiegava l'esempio dei lavoratori irlandesi esercitanti concorrenza al ribasso sui lavoratori inglesi. Il capitalismo si giova dell'immigrazione perché fa sì che tramite l'esercito industriale di riserva, per usare la categoria marxiana, i lavoratori inglesi al tempo di Engels, i lavoratori italiani al tempo nostro, abituati, complici le lotte di classe, complici la coscienza di classe, a fare per 10 sterline, supponiamo, o 10 euro all'ora determinate mansioni, si vedano costretti ad abbassare il costo della produzione quando subiscano la pressione concorrenziale dei lavoratori migranti che in forza della condizione di disastrata da cui provengono sono disposti a fare tutto al meno possibile. La legge del capitale in fondo è sempre quella di trovare qualcuno disposto a fare il medesimo a un prezzo più basso. Ecco perché la delocalizzazione e l'immigrazione di massa sono le due leve della mondializzazione capitalistica. Delocalizzi, cioè sposti la produzione, oppure attiri in casa masse di lavoratori facilmente sfruttabili, schiavi senza diritti, con cui abbassare il costo della forza produttiva, la figura marxiana dell'esercito industriale di riserva. Quindi l'immigrazione, capite bene, non ha alcunché di emancipativo, a meno che per emancipativo non si intenda riferito al capitale, che si emancipa dai diritti sociali, dalle acquisizioni di classe e così via. In secondo luogo, il capitalismo si giova dell'immigrazione di massa, perché tramite essa può operare in quella direzione che io chiamo della orizzontalizzazione del conflitto. La global class neofeudale, che sta conducendo la sua lotta di classe contro la massa precarizzata post-borghese e post-proletaria, frutto del precipitare del proletariato e della borghesia in un'unica classe indistinta e senza coscienza, utilizza l'immigrazione anche in quest'altra accezione, per orizzontalizzare il conflitto, per fare in modo che il conflitto non riassuma mai la forma del conflitto servo-signore, basso-alto, ma resti imprigionato nella base, negli infiniti conflitti fra servi,
Ecco allora che il capitale mira oggi a dividerci fra destri e sinistri, fra islamici e cristiani, fra stranieri e autoctoni, ultimamente anche tra vegani e carnivori e tra eterosessuali e omosessuali, a volerla dire tutta, ma tra stranieri e autoctoni. Il capolavoro del potere capitalistico è quando convince l'operaio, lo sfruttato, il precario italiano o francese che il suo nemico sia colui che sta sotto di lui, l'immigrato, e non chi sopra di lui, l'elite finanziaria, si giova dei processi di immigrazione di massa nel conflitto di classe. È il capolavoro del potere, quando scaturiscono lotte fra poveri di cui a beneficiare sono coloro che poveri non sono. Terza funzione dell'immigrazione di massa è il fatto che essa contribuisce a creare il nuovo profilo antropologico coessenziale al capitalismo finanziario post-1989. Il capitalismo post-1989 si è liberato dell'etica borghese e dell'etica proletaria, e post-borghese e post-proletaria. Ha distrutto l'etica proletaria delle lotte conflittuali per il riconoscimento del lavoro e dei diritti sociali, ma si è liberato anche dell'etica borghese, che, come ci insegna Hegel, è un'etica della stabilità, stabilità affettiva e sentimentale, la famiglia, stabilità lavorativa, il posto fisso, stabilità politica e sociale, gli enti pubblici che, come la scuola e la sanità, garantiscono pieni diritti per ogni individuo in quanto membro della famiglia universale che è la comunità politica, la società civile. E infine lo Stato come luogo del primato della politica sull'economia. Ecco, il nuovo profilo post-borghese e post-proletario è quello dell'individuo sradicato, senza eticità borghese, senza conflittualità proletaria, l'individuo senza identità e senza radicamento, il migrante. Mi piace spesso notare la profonda affinità che lega la figura del migrante a quella del precario. Entrambi sono figure della disoccupazione, non occupano un posto fisso. Sempre più il migrante diventa il profilo antropologico privilegiato. I nostri giovani, nei paesi di un Occidente ormai sempre più spesso ridotto a colonia fra le tante dal capitalismo dominante, per la prima volta nella storia l'Occidente diventa una colonia fra le tante per il capitalismo, che lo tratta alla stregua di tutte le altre colonie, il capitalismo sta riducendo oggi l'umanità tutta a un pulviscolo di atomi sradicati e migranti. Per dirla molto semplicemente, l'obiettivo del capitalismo, contrariamente alle sue promesse retoriche, non è quello di integrare i migranti. L'obiettivo invece è di disintegrare i non ancora migranti. Il capitalismo non vuole rendere i migranti come gli autoctoni, vuole rendere gli autoctoni come i migranti. Il suo obiettivo è quello di renderci tutti precari e migranti, valigia alla mano, pronti a seguire i flussi della mondializzazione e della delocalizzazione. Ecco perché le nuove generazioni costituiscono sempre più oggi un quarto stato migrante flessibile che in nome delle sfide della mondializzazione si dà per mare e va a svolgere le funzioni più dequalificanti all'estero, i lavapiatti di Sydney o i lavapiatti di Londra, spesso laureati peraltro, i nostri giovani. Questa è la scena globalizzata dell'immigrazione di massa e del precariato globale. Ecco perché, a mio giudizio, la reazione alle dinamiche della mondializzazione capitalistica deve essere anzitutto a livello teorico e concettuale. Occorre ricategorizzare la realtà. L'immigrazione non ha nulla di fecondo e di emancipativo. Non ha nulla di emancipativo per i lavoratori locali, e già l'ho detto. Non ha nulla di emancipativo per i migranti, che sono trattati alla stregua di nuovi schiavi. Emancipativa è soltanto per l'elite finanziaria che si giova di questi processi migratori per imporre la legge del capitale senza residui. Nel 2014, quasi in concomitanza, l'ex presidente Fiat John Elkann disse testualmente che i migranti erano una risorsa per il nostro paese. Sbagliato, i migranti erano una risorsa per la sua classe, per la global class. Quasi in contemporanea la presidentessa della Camera, Boldrini, disse testualmente, ricorderete, i migranti sono l'avanguardia del nostro futuro.
sono il modello a cui tenderemo. Candidamente stava esprimendo ciò che io ho detto da altra prospettiva. Cioè tutti diventeremo migranti se seguiamo le logiche del capitale e della flessibilità che esso impone. Ecco quindi la necessità di reinquadrare alternativamente il problema dell'immigrazione, evitando i due poli segretamente complementari dell'elogio a priorico dell'immigrazione, modello sinistra, pappa del cuore avrebbe detto Hegel, e il modello dell'odio xenofobo verso il migrante, modello di destra. Bisogna combattere l'immigrazione come fenomeno coessenziale al capitalismo, senza combattere i migranti che sono gli schiavi della mondializzazione. Combattere i migranti lasciando l'immigrazione è segno di una totale incomprensione dei rapporti di forza, proprio come accettare l'immigrazione come fenomeno in sé positivo è a ugual titolo segno di incomprensione dei rapporti di forza in cui oggi ci troviamo.